Pace e bene a tutti. Oggi, 15 gennaio, ricordiamo San Mauro Abate. Ascoltiamone la vita. Mauro nasce a Roma nel 512 dal senatore e console Eutichio e dalla nobile Giulia. Per decisione del padre, venne affidato alle cure di San Benedetto, che lo accoglie a 12 anni nel suo monastero di Subiaco, divenendo il primo oblato del suo ordine, cioè la prima persona offerta dai genitori per un convento. Nel 529 i monaci si trasferirono a Cassino, mentre Mauro rimase a Subiaco, dando vita al Sacro Speco, una delle abbazie più famose al mondo. Subito conquistò la fiducia di San Benedetto, che lo considerava tra i suoi monaci più santi. Infatti, alla richiesta di una fondazione benedettina in Francia, egli inviò Mauro con la sua benedizione. Fu fondato così il primo monastero benedettino in terra francese, a Glanfeuil. Qui Mauro si ritirò nella preghiera per prepararsi alla morte, che sapeva vicina. Muore il 15 gennaio del 584, all'età di 72 anni, a causa di una pleurite. San Mauro nasce in una famiglia molto agiata. Papà, senatore e console, subito ha questa intuizione. Ben bambino, giovanissimo, a 12 anni, lo manda sotto la guida di San Benedetto. Mi piace vedere un genitore che prende una scelta così nobile per suo figlio. Forse questa è la riflessione chiave. San Mauro è cresciuto all'ombra di San Benedetto, si è nutrito e si è santificato egli stesso. Ma non sarà che i genitori di oggi vedono troppo problematico adesso indirizzare uno dei suoi figli verso una via che ritengono giusta? Ci sono molte idee anche per quanto riguarda il battesimo. Tante volte si sente dire: quando sarà grande crescerà. Ebbene, quando sarà grande potrebbe già non essere stato guidato verso la bellezza che lo attende e che meritava di conoscere già da bambino. Quindi l'invito che faccio ai genitori e anche ai nonni è quello di non aspettare, perché non è una violenza all'identità del bambino indicargli una strada che voi pensiate sia la più bella, è semplicemente nutrirlo con quello che ha nutrito voi e che sapete che è un cibo sano. Educatelo a scoprire la verità, a camminare con le sue gambe. Poi c'è sempre tempo per fare le proprie scelte. Anche Padre Pio era molto chiaro su questo. I genitori devono educare i figli, soprattutto come? Essendo buoni cristiani. C'era la storia di un papà giovane che aveva avuto un figlio da poco, venuto qui a San Giovanni Rotondo cercando di affidarsi come papà a San Pio. Quindi appena arriva esprime questo desiderio, questa preghiera nel cuore. E ancora dopo, alla messa, vedendo passare San Pio, nel suo cuore di nuovo esprime questa preghiera. Ancora dopo, quando finalmente può confessarsi, dice a parole a San Pio: Padre Pio, io sono padre da poco, ti prego, guidaci, io ti affido anche mio figlio. E Padre Pio risponde: figlio mio, è la terza volta che me lo dici, preoccupati tu, piuttosto, di vivere da buon cristiano. Ecco, San Mauro ci guidi in questo, nel riuscire a vivere da buon cristiani e a dare l'esempio ai nostri figli indicando la via più bella. San Mauro prega per noi.